E bella, tutti siamo tornati in questo nuovissimo video per parlare della partita che è appena finita tra Atalanta e Roma, che è finita 1-4. Una goduria pazzesca, eravamo già 1-0 dopo pochi minuti. Poi Zaniolo pure ha segnato, ha fatto il primo gol in Serie A di questa stagione. Speriamo che si possa sbloccare, però purtroppo mi ha preso il giallo, quindi ha preso 9,5 invece di 10 al Fanta. Poi io avevo Musso perché, vabbè, non dico perché. Che ho dovuto per forza mettere Musso, perché vabbè, c'avevo gli altri portieri, ma non vi dico perché ho preso gli altri portieri sempre dell'Atalanta. E niente, quindi praticamente mi ha preso 1,5 perché ha subito 4 gol. Ma vabbè, la goduria è tantissima perché poi purtroppo, vabbè, poi c'avevo anche Bagnets che mi ha preso 6, purtroppo, perché cioè, purtroppo gli ho dato il giallo, se no prendeva 6 e mezzo. Però vabbè, tanto c'ho ancora un botto di giocatori che devono giocare, quindi magari riesco a riprenderla in qualche modo. Però no, no, vabbè, a parte queste cose, alla fin fine era stata una partita veramente goduriosa, in cui la Roma ha giocato veramente bene. L'Atalanta, a parte il gol del pareggio, che è parato gol di Cristante, che c'ho pure lui, però ce l'ho come tra i sostituti e non dovrebbe quindi giocarmi, anche se dovrebbe essere il primo sostituto, però dovrebbero giocarmi gli altri due centrocampisti che ho. E quindi cosa possiamo dire? È proprio la giornata perfetta, perché andiamo a 31 punti. Per il momento scavalchiamo la Fiorentina, che deve ancora giocare. Scavalchiamo, vabbè, chiaramente ci teniamo dietro la Juve e anche la Lazietta, che ha vinto ieri. Quindi speriamo in un bel pareggio da parte del Bologna con la Juve, così va bene. E poi andiamo a, no, aspetta, l'Atalanta, sì, perché c'è il Napoli ancora che deve giocare. Comunque andiamo, se il Napoli dovesse pareggiare, quindi scavalcare la, no, forse no, no, dovrebbe rimanere comunque qua. Comunque, quindi diciamo, mettiamo che il Napoli fa il pareggio, saremo a 6 punti dal quarto posto, e comunque dal quarto e dal terzo, e comunque è un'ottima cosa. Se il Napoli poi dovesse vincere, comunque saremo a 6 punti dal sesto posto, che non è male, soprattutto anche perché è il primo big match dopo praticamente quello, l'ultimo mi pare che l'abbiamo vinto sì con la Juve nel 2020, nell'ultima giornata. Quindi da là poi ne abbiamo pareggiati alcuni e persi altri, quindi per fortuna, insomma, ricominciamo un po' a rivincere queste partite. Temi ha fatto doppietta. Io, vabbè, non l'ho voluto prendere al Fantacalcio, chiaramente, vabbè, perché si dice sempre che magari se lo prende uno che ti fa quella squadra, poi magari il giocatore non fa così bene. Quindi anche per quello, un po' più, diciamo, per scaramanzia, non l'ho voluto prendere. Vabbè, devo vedere gli altri, perché c'ho tutti gli attaccanti praticamente che mi devono giocare. Nico Gonzalez, Vlaovic e Deulofeu mi devono giocare, altrimenti niente, Shumulov che mi ha preso 6,5. Comunque, a parte queste cose, è stata una partita veramente ben giocata. Poi vabbè, Cristante stava là solo per fare gli autogol praticamente, perché ne ha fatti alla fine due, solo che uno era praticamente con Palomino che era in fuorigioco, quindi l'Atalanta non è riuscita a fare il secondo gol, che poi mi pare che il secondo gol era quando stavamo, mi sa, sul 2-2. Sì, stavamo sul 2-2. Poi dopo la Roma è riuscita a farne altri due, e con anche Smalling che continua di nuovo a segnare. Ottima cosa che è tornato. Io non credevo che sarebbe riuscito a tornare, però è tornato a giocare. E ho detto poi Zaniolo e doppietta di Abram. Niente, che si può dire quando la propria squadra gioca così bene. L'Atalanta veramente oggi ho giocato male. Cioè, dopo la partita col Villarreal, l'Atalanta è un po' calata. Non so bene a cosa è dovuta. Forse sono stati spenti un po' gli animi dalla eliminazione dalla Champions per andare in Europa League, quindi forse è quello. Però comunque l'Atalanta, cioè, voglio dire, l'Atalanta se lo poteva anche permettere una sconfitta, perché è vero che magari, non so, i tifosi vogliono pure sperare vorrebbero pure sperare in un magari, so, magari di poter provare a lottare per lo scudetto. Però la dimensione dell'Atalanta, cioè, per come la vedo adesso, è tra le prime quattro, quindi
Voglio dire, no, non è questa sconfitta che adesso la farà andare, cioè la farà sprofondare, insomma, almeno io la vedo così. Poi non so con chi giocherà questo, cioè il martedì o mercoledì. Ah no, sì, martedì deve giocare forse con l'Udinese addirittura, boh, non mi ricordo, può essere con l'Udinese, questo non me lo ricordo, però a parte questo, insomma, comunque non finirà, chiaramente non può finire a pari dell'Inter campione d'Italia, perché l'Inter ha vinto e quindi sta a 43. Se l'Atalanta avesse vinto, poi avrebbe dovuto vincere con la conseguente sconfitta dell'Inter per stare a pari punti. Però non andrà così. Adesso, beh, vediamo domani, insomma, come va, vediamo domani, insomma, come va a finire poi anche tra Milano e Napoli. Perché comunque se il Napoli dovesse perdere, noi ci ritroveremmo a 5 punti dal quarto posto, che comunque non sono male. E se conseguentemente dovesse vincere la Fiorentina con chi è? Forse col Cagliari, mi sa che deve giocare la Fiorentina, non mi ricordo più. Comunque, se dovesse vincere cioè la Fiorentina e conseguentemente, scusate che mi arrivano i messaggi, e conseguentemente dovesse, cioè, il Napoli non dovesse vincere la Fiorentina, cioè dovesse perdere, quindi appunto non vince, la Fiorentina andrebbe a meno 3, quindi ci ritroveremmo a meno 2 dalla Fiorentina e a meno 3 dal. E la Fiorentina si troverebbe a meno 3 dal quarto posto, cioè alla fine si riaccorcerebbe, cioè finirebbe il giro d'andata, poi chiaramente poi tutte al prossimo turno devono vincere, tutte queste, quindi c'è il Napoli, che la Fiorentina, che la Roma dovrebbero vincere, e anche la Juve se oggi dovesse vincere, cioè ci sarebbe questa insomma, classifica corta con il quarto posto che disterebbe solo a 3 punti dal quinto e a 5 dal sesto e settimo. Quindi cioè, sarebbe una lotta più aperta. Poi chiaramente la Roma adesso farà mercato a gennaio, bisogna vedere quando tornerà, perché sicuramente sia Pellegrini che Shaarawy torneranno a gennaio. Poi Spinazzola non si sa ancora quando tornerà esattamente, perché si parlava anche, come dicevo, di febbraio, quindi vedremo, insomma. Per cui adesso saranno anche importanti i recuperi di tutti i giocatori e qualche pezzo a centrocampo, appunto, mandando via, appunto, come dicevo altre volte, Villar e tutti quelli là, e un terzino destro, così ce la possiamo comunque lottare, perché se giochiamo sempre come abbiamo giocato oggi, veramente, cioè non dico il quarto posto, però rimanere sul sesto, sul quinto, sesto posto lo possiamo tranquillamente fare se giochiamo come oggi. Perché poi bisogna vedere chiaramente chi, cioè chi, per esempio, soprattutto il Napoli magari non potrebbe risentire di più. E magari, non lo so, sto offrendo un esempio per dire, oppure la Fiorentina qualche battuta d'arresto, pure lei la potrebbe avere, però la vedo difficile, ecco, a meno che la Roma non prende, che ne so, faccio per dire, un giocatore fortissimo al centrocampo in prestito con un diritto di, ne so, 20 milioni, ok? E dicono 6 mesi più diritto di 20 milioni, oppure un anno e mezzo più diritto di 20 milioni, e allora, e poi pure un terzino come Berezinski, per esempio, comunque forte, alla fine ci può stare. Vabbè, comunque, goduria, 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 Gasperini, 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 vatta a rigioca, vatta a rigioca. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, poi iscrivetevi, e iscrivetevi, perché stiamo arrivando quasi alle 50.000 views totali nel mio canale, e mancano 5 iscritti ai 170. Dai, andiamo avanti così, che stiamo andando benissimo. Bella.